I progetti per i giovani su mare, cultura e ambiente sono stati i protagonisti del nuovo incontro delle Agorà Democratiche presso la Federazione Provinciale del PD. Proseguono i percorsi di cittadinanza attiva avviati a livello nazionale dal segretario Enrico Letta per allargare il campo del centro-sinistra. Una serie di idee ed eventi da organizzare sono stati presentati dal coordinatore nazionale delle Agorà, Nicolò Dati, commissario del partito a Taranto collegato online, dalla coordinatrice provinciale Ilaria Cinieri e da Salvatore Marzo, già preside del liceo Aristos. Hanno raggiunto la sede di Via Principe Amedeo anche il candidato sindaco Rinaldo Melucci e il vicario dell'Istituto Scolastico Liside Luigi Adessi. Tre progetti che sono stati già sperimentati sul campo da scuole, enti, associazioni e istituzioni. In particolare il primo dal titolo Corto Due Mari, Festival del cortometraggio dei mari della città di Taranto, il secondo progetto dal titolo Koinè, il festival itinerante della filosofia. Infine abbiamo un terzo progetto dal titolo Slow Tour, la ferrovia del Mar Piccolo, che invece ha come obiettivo abbastanza ambizioso quello di recuperare un posto unico e irripetibile come il Mar Piccolo. Il Via delle Agorà è importante perché segna un passaggio dentro il quale la città e soprattutto la politica e il Partito Democratico segnano un passo diverso, uno spazio diverso di lavoro fatto di confronto, di comunicazione, di relazione e di costruzione.